E bentornati in questo nuovo episodio su The Witcher 3. Ci siamo lasciati nello scorso video dopo aver incontrato Yennefer. Ora siamo a palazzo perché abbiamo incontrato il re, se non sbaglio, e ci ha chiesto di ritrovare sua figlia Cirilla o Siri per dirsi voglia, diciamo come preferiamo. E ora dobbiamo ritornare dal ciambellano per farci dare tutte le nostre cose, i nostri abiti, le nostre armi e partire alla ricerca di Siri. Ma prima di partire con questo video, come sempre, mi piace, commentate, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdervi nessun altro contenuto. E ora possiamo partire col nostro Gerardo di Rivia. Allora, Yennefer ci ha lasciato dicendoci di parlare con l'ambasciatore. Non mi ricordo per qual motivo, però noi ci mettiamo a parlare. Ambassador Varadra, thanks for your help. Vabbè, ragazzi, If praticamente nothing c'è of it, stato may the great un Sardar, your riassunto che god. non finiva più e credo che facciano parte comunque dei precedenti capitoli, credo. Credo che sia tutto il riassunto, in realtà mi ha raccontato tutta la storia, non il riassunto. E niente, quindi ritorniamo dal ciambellano e vediamo che cosa succede. How might I serve the gentleman? By returning my things. Citrus and cloves. The fragrance will keep the gentleman's robes fresh somewhat longer. Grazie. Thanks, bunches. The Emperor is not known for his patience. He wants his daughter back safe and sound, as soon as possible. Yeah, mentioned something of the sort. Ok. Bene, allora raggiungi Velen. So Oh, che cosa c'è? Boh. Nobile Nilfgaardiano, parla, vediamo. Ah, per il Gwent, no, grazie, non mi interessa, non mi interessa. Scappiamo, scappiamocene, andiamo via. Anche se mi piacerebbe fare un bel giretto qua intorno. Cosa stanno facendo? Non capisco. Vattene, vaffanculo. Se posso, se posso. Vabbè. E questo? Ah, questo era un uomo. Sembrava una donna all'inizio. Vabbè, andiamocene, vaffancavolo. Allora, per visualizzare il continente, premi triangolo. Ok, va, non capisco. Sì, so come funziona un viaggio rapido. Vai, andiamo a Velen allora. Albero dell'impiccato, bel nome. Velen, Temeria settentrionale, 5 giorni dopo. Ah, la faccia del viaggio rapido. Bene. Wow. Eh beh, sì, l'albero dell'impiccato, cos'altro potevo aspettarmi? Ah, tra l'altro abbiamo ancora la testa del grifone appesa lì al fianco del cavallo. Raggiungi la taverna del crocevia. Ma ci sono tipo cani selvatici. Smonta, scusami un attimo. Gentilmente. Pam, 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 pam. Mi ricordo niente. Com'è che si teneva. Oh. Facciamo un po' di lotta giusto per prendere qualcosa di tipo di carne o cose varie. Vediamo se ci lascia qualcosa innanzitutto. Oh, bastardo!
Perfetto. Eccoli, grasso di carne. Grasso di carne. Vite curativa. Grasso di carne. Grasso di carne. E grasso di carne. Vabbè, allora, siamo arrivati. Siamo arrivati e questa è la taverna del Crocevia. Chiedi della gente di nome Hendrik nella taverna del Crocevia. Ok. Parliamo con tutti. Pour me another, love. You've had enough. No wench will rush my vodka. Poor damn it. For ye taste the back of my hand. What do ye want? Sei tu, Hendrik? Hendrik. No. No? Don't matter with that one. It'll bring trouble. Who rules this land now? Baron does. By whose decree? Temerian or Nilfgaardian? By his own. War's on. You got the men? Eh beh, sì, mi sembra anche... Were you so curious, eh? Niente, signor, so, niente, non si preoccupi. High time we went home. We'll go once I've drunk. Questo è veramente troppo manesco. Porco due. Scusate, mi dimentico come quali sono i tasti. Sì, mo parliamo anche con l'oste, che sembrava sicuramente la cosa più giusta da fare già dall'inizio. Bruno. We're simple folk. We seek no quarrel. Bruno non vuole parlare con noi. Bruno non vuole parlare con noi. E niente, dai, parliamo con l'oste allora. Looking for a man goes by Hendrik. What do you want with him? Want to talk to him. What about? Give me a bottle of something strong. Chi è? È arrivato qualcuno a cavallo? You gotta go. I'll open the back way for you. Non ho ancora finito di bere. I haven't finished my drink yet. Innkeep, vodka. Che cazzo è? Who's this one? Che brutti. Brave warrior looks like. Got two swords, see? Oi, great boy. What's the point of having two swords? Perché he keeps an extra prick in his trousers too. You fucking deaf. Gonna say who you are? Or do I need to loosen your tongue with me knife? Volete da bere, eh? How about I buy everybody around? Why would you? Got the coin for it. Simple as that. I don't drink with strangers. We share a round, won't be strangers anymore. Then we go our separate ways. And which way might yours be? Non sono affari tuoi. Is it just me, or is that none of your fucking business? I must be hearing things. Hai sentito bene, hai sentito bene. You ain't. He meant to insult. I'll have to kill him then. Se ci riesci. Bastardi, ma non vale con la spada, eh. Cioè, allo sto punto lo faccio pure io. Ah, ma sono tipo banditi. Pensavo fosse qualcuno di importante, gente potente. Have you any idea what the Baron will do when he learns of this butchery? The village, he'll tear it apart before anyone can say it was some wandering mutant done it. An iron fist he's got. Where's Hendrik? You deaf? Understand what I'm saying? Baron, non mi interessa niente del barone, non so calm neanche down. Chi sia. Your baron's no idiot. Seriously doubt he'll think you locals cut his men down with farming implements. Now where's Hendrik? Man lives in Heatherton. Don't know where that is.
other side of the hill. Looked that way this morning, saw a strange glow. Imperials on the raid, perhaps. But who knows? Cosa sai di Hendrik? Anything else you can tell me about Hendrik? Odd fellow. Arrived from who knows where and for no apparent reason. Shacked up with a widow whose husband was stabbed for a scrap of bread. Baron's men don't like strangers. Aye, and he stays out of their way. Always seems to know when they're coming. Always manages to disappear. Okay. Thanks, innkeep. Go out the back. More of the Baron's men in the village. No need to worry about me. I'd rather you not make any more trouble for yourself, for us both. Bene, però fammi vedere qua questi corone, spada lunga, maiale arrosto, buonissimo, pelle di cuoio logora. Allora, scusate, fatemi ricordare un po', perché da un bel po' che non gioco e quindi vorrei un po' ricordarmi come si fa. Allora, equipaggia. Nei consumabili, sì. Carne cruda, uva. Ma questo posso consumarlo adesso, tipo? Sì, posso usarlo adesso. Cibo, questo è sempre cibo. Ok. Vediamo se si è ristabilita la... No. Vabbè, ma è uno solo. Come on, come closer. Oppla. Ok, e questo invece cosa c'ha? Maiale arrosto, vedi? Però se io faccio così... Come... No, ma non mi interessa la spada, vorrei mangiare. Vorrei mangiare... Come si faceva a mangiare? Come si faceva per mangiare? Non ricordo. Scusate, però... Questo c'ha la cosa, però. C'ha la balestra. E quell'altro c'ha la spada. Venghi. Pam, parapam, pam, pim, pam, pim, pum, pam, pam. Vedi? È facile però, dai. Con questi due è stato semplice. Posso? Oh. Corone, le spade non mi interessa. E questo cosa c'ha? Coscia di pollo, vedi, c'hanno tante cose, c'hanno, eh. Allora, dov'è la nostra... Eccola. E ma scazzarosta. Oh. Vai. Andiamo. Sono 600 passi comunque, bella lontana questa volta. Però. Sarà, guarda che scorci bellissimi. Guarda il tramonto, madonna, è veramente molto bello. Si sono comparsi dal nulla. Veramente molto bello però, eh. Cioè non mi aspettavo un gioco del genere. Devo dire la verità. Non ho sempre sentito parlare bene, per la verità, eh. Oh no. Oh sì. Scendi. Venghino, signori, venghino. E andiamo verso nuove mirabolanti avventure. Andiamo. Eaterton. Siamo arrivati a Eaterton. L'aria è strana, come la fronte della cantina in una giornata fosa. E la nebbia? C'è gente che dobbiamo ammazzare. I lupi. Parla con il superstite e scopri cosa è successo al villaggio. Cane rabbioso. Cane rabbioso non ha molta vita. Senti. Non iniziamo, eh. Ok. Parliamo col superstite. Vai.
gone. Leave me be, whoever you is. Get away! Calm down. It's over. Aye, it's over. All's past, never to be restored. I'll not forget that ever. Looking for a man named Hendrik, supposed to live in this village. Aye, he did. No longer. They nabbed him in that hut. If you'd have heard the cries, sir, if you'd have heard how a man can scream, how he can suffer. Cos'è successo? Tell me what happened here, step by step. They took him. Took them all. Chi? The sun was waning, see? And the dusk went crimson like blood. Thought to myself, strange. The toads. I cannot hear them. L'armata. L'armata dei morti loro. I know not what happened there, save terror through and through. Hendrik screamed. Then he begged. By the end, he could do naught but moan. Porco due. Che figo sto personaggio, eh. Mamma mia. Wow, che figo. Che figo, che caratterizzazione stilistica. Wow. Weren't here long, the terrors. Yet the village froze like in the heart of winter. You in that hut when they rode off? No, and I'll not set foot there. Never. Farewell, and peace of mind to you. Trova l'agente di nuovo Hendrik. Sì, di nuovo, quindi dobbiamo entrare nella casa. Alla miseria. E lui? Credo proprio di sì. Tortured him. Eh sì, l'hanno proprio torturato. Maybe they missed something. Devo guardare nei pantaloni, ma così subito, senza neanche conoscersi? Need to check his pockets. Ah, nelle tasche. Trousers are stiff, as if hung out to dry midwinter. Forse c'è qualcosa nella giubba. Maybe it's something in his jerkin. Damn, he's cold as ice. Nothing. E quindi nei pantaloni, sì, negli stivali. Blood congealed. Key hidden in his boot. Una chiave nascosta negli stivali. Bene. Gotta fit a keyhole somewhere nearby, hopefully. Sì, usa i sensi da Witcher per ispezionare. Piatti, bicchieri. Allora, qua c'è sicuramente qualcosa, ovviamente. E vai, e grazie, vai. There's a draft. Gotta be a space under this rubble. Guess I should do some cleaning. E vai, andiamo a fare le pulizie. Apri. Bene.
Cosa c'è? Raccogli, fiala. Fiala ci potrebbe servire. Leggi. Persona scomparsa, Tamara Stranger, figlia del barone sanguinario, presunto rapimento. È prevista una lauta ricompensa per chi dovesse trovarla. Ok. Esamina. Interesting. Interessante. Allora, facciamo un po' di luce. Corone. Non c'è nient'altro. E va, proseguiamo qui. Esamina. Mamma mia. A ledger. Payment for a sack of grain. Amount due for a charcoal shipment. Hendrik was masquerading as a merchant. What's this? Notes among the ledger entries. Clever. Interesting headings. Scomparsa e ricercata. Missing and wanted. Il soggetto è apparso a Skellige. Inoltre è stata avvistata a Novigrad. Appearance unchanged. Ashen hair, scar on her face. Avoids contact with others. Porco ubriaco. Drunken swine. So-called baron hosted subject at his castle, or should I say, illegally appropriated fort. Reason unknown. Talk to baron at crow's perch. Litigio con una strega. Clashed with a witch. Subject landed in swamp, encountered a witch. Conflict ensued. Cause unknown. Find the witch. Talk to the peasantry, village of Midcops. Si consiglia cautela. Caution advised. I'm being observed. Don't know by whom or why. Unsettling signs. Dog ran off. Cane scappato. Bucket froze solid. Strange glow observed in the sky. Ill omen, peasants say. Credo sia tutto, sì. Somehow they learned Hendrik was looking for Ciri. Thus the torture. Ah, Hendrik cercava Ciri. My only leads, the baron. Il barone è una strega, sì. Damn. Cerca la strega da solo. Raggiungi il castello del barone. Ok. Però mi aveva dato due missioni. Cerca la strega da solo o chiedi informazioni agli abitanti di mezzo bosco. Quindi abbiamo due missioni principali. La missione del barone, quindi andare a parlare con il barone, oppure andare a cercare questa strega. E possiamo cercarla o da soli o andando a parlare con gli abitanti a mezzo bosco. Mezzo bosco dov'è? Mezzo bosco è qua, caccia di streghe. Ok, se no il barone credo che sia tipo... Io non ne ho idea, però potrebbe essere qua, secondo me. Non ho visto, però... Però, va bene ragazzi. Allora, facciamo una cosa, chiudiamo qui questo episodio. Tanto, ovviamente, è questo il modo in cui lo giocherò, questa serie, facendovi vedere un pochino tutto, senza particolari tagli. Mi voglio fare 30-40 minuti di gioco, ma di relax, quindi non voglio speedrunnare niente, me lo voglio godere appieno, perché è un gioco comunque abbastanza grande, molto vasto, ci sono tante cose da fare. E quindi voglio scoprirle, almeno in questi episodi, in questi primi episodi, voglio scoprire un po' tutto insieme a voi. Detto questo ragazzi, io vi do appuntamento a domenica prossima per un altro episodio su The Witcher 3. Ragazzi, quindi io vi do appuntamento ad un prossimo video e quindi noi ci vediamo lì. Ciao ciao ragazzi!